Ciao a tutti, vi faccio vedere adesso la parte viso. Qui abbiamo questo correttore minerale di Neve Cosmetics che è sul color pesca. Questo me lo sono dimenticato nello scorso video sulla base. Non lo uso molto, in realtà ogni tanto lo mixo alla cipria per diciamo fare un soft baking, diciamo, ad annullare un po' il colore dell'occhiaia. Faccio un mix, ragazze, non in ordine. Questo è l'illuminante sul dorato di Make Up Revolution. Si chiama Vivid Baked Highlighter e la tonalità è Golden Lights. Vediamo se riesco a farvi uno swatch. Non so cosa potete vedere. Ok, speriamo che non mi cadano tutte cose. Questa invece è la palette di Mulac. Come blush ho questo che è Belle. Questo qui invece è Bambi. Questo qui è un illuminante che si chiama Eros. Queste sono le due terre. Scusate la zozzaggine, è tutta sporca. Queste sono rispettivamente quella fredda e quella calda più chiare. Non ve le swatch perché sarebbe un casino, però ve le ho già fatte vedere se non sbaglio in un precedente video. Se avete comunque qualche particolare richiesta, insomma, ditemelo. Questo invece si chiama Flame 3 ed è un blush di Neve Cosmetics. Poi questa è la Mini Terra, la Hoola di Benefit. Questo presenta lo specchietto, un pennellino che mi è caduto, ovviamente, la plasticetta ed è così. Appunto, penso che conosciate ormai tutti la Hoola di Benefit, la terra diciamo perfetta. Poi, per tornando ai blush, ho questo qui di Kiko. Questo ve lo posso far vedere, dai, magari senza l'illuminante. Questo è un color malva, molto bellino. Questo invece è praticamente un blush della NYX, che è il numero 22 Taupe, famosissimo in realtà per il contouring. Più che per, ecco, si è sgranulato tutto. Comunque un color talpa, diciamo, per il contouring freddo. Poi questo è il blush che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei preferiti ed è un color ciliegia, molto molto bello. Numero 03 Cherry Cordial. Questo è un illuminante liquido di Benefit. Ok. Qua, non so se riuscite. Questo è Golden Bronze. Poi un altro è questo prodotto qui di Catrice che vi ho fatto sempre credo vedere in uno dei video antecedenti. È un prodotto tutto gelatinoso, non so cosa vedete con l'altro dito. Questa è una pappetta gelatinosa e viene tutto pieno di glitter. Praticamente quando si stende sparisce, è trasparente e rimangono solamente questi glitter sul rosato. Questo è molto bello, però per farvi sapere qualcosa devo provarlo maggiormente. Ok, credo di aver finito con la parte viso, mi manca solamente le matite da farvi vedere, labbra, e ve le farò vedere nel prossimo video. Ciao!